Onorevole Fassino, questa sera a Sanremo per parlare del referendum e del sì al referendum. Innanzitutto, quali sono gli argomenti che porterete a sostegno della vostra scelta? Con queste riforme che sono sottoposte al referendum ci poniamo l'obiettivo di modernizzare il sistema politico, il sistema istituzionale, renderlo più snello, più rapido, più efficiente. Passare da due camere che hanno le stesse competenze a due camere con poteri differenziati significa accorciare significativamente il tempo necessario a produrre le leggi necessarie al Paese. Ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni significa mettere fine a conflitti di competenze, sovrapposizioni di competenze che si sono rivelate molto dannose per la efficienza sia dello Stato che delle Regioni. Superare il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, questa è una cosa che mi pare del tutto evidente, stante che questo istituto ormai ha fatto il suo tempo, così come completare il trasferimento della competenza sulle province dallo Stato alle regioni. Poi ci sono altre misure importanti che vanno tutte nella direzione di aumentare la partecipazione democratica, il controllo democratico. Si introduce il referendum propositivo accanto al referendum abrogativo. Si fa obbligo al Parlamento di esaminare i disegni di legge che sono stati presentati raccogliendo firme tra i cittadini. Si dà alla Corte Costituzionale il compito di esprimere un parere di legittimità ogni qualvolta si dovrà discutere una legge elettorale. Quindi poteri importanti. Tutto va nella direzione appunto di rendere più efficiente il sistema. Non cambia ovviamente la prima parte della Costituzione, laddove sono scritti i valori, i principi e i diritti dei cittadini. Non cambiano i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, né quelli della Presidenza della Repubblica, né quelli della magistratura. E quindi mi pare che siano tutte riforme che vanno nella direzione di rendere più efficiente e più rapido il sistema istituzionale, in particolare il funzionamento del Parlamento e il funzionamento di Stato e Regione. Il fronte del no, per il contrario, è sempre più numeroso. Sia politicamente che forse anche tra la gente, tra gli elettori. Qual è un messaggio per loro, ma soprattutto per gli indecisi, perché anche quelli sono... Ma io penso che ci siano ancora molti indecisi e penso che se vince il sì si producono due risultati. Si riformano le istituzioni e il loro funzionamento, migliorandolo, e si stabilizza la situazione politica e economica del Paese. Se vince il no, ancora una volta rinunciamo a riformare il modo di funzionare delle istituzioni della politica e soprattutto si apre una crisi al buio, perché è evidente che se Renzi, che si è fatto portatore di sì, dovesse perdere, non starebbe a continuare a guidare il Paese dopo essere stato smentito dagli elettori. Ma il fronte del no non sarebbe in grado di produrre una proposta politica, perché se si mettono insieme Bersani e Grillo, D'Alema e Salvini, a Meloni e quelli di SEL, si mette insieme un agglomerato di persone che però non esprimono un punto di vista comune, non esprimono un progetto, hanno posizioni diverse su tutto. Io trovo che sia molto difficile pensare che Bersani condivida le idee di Salvini o che D'Alema condivida le idee di Grillo, o che gli esponenti di SEL condividano le idee di Berlusconi. Cioè quello è un cartello per dire no, ma al di là del no non è in grado di proporre né un governo né una maggioranza alternativa al Paese, e quindi il rischio con la vittoria del no è che si apra una fase di instabilità senza avere una proposta per uscirne.